Visto che la stagione agonistica della San Giovannese è prossima alla fine, mancando solo la gara con Città di Castello che può casomai servire unicamente a migliorare i 49 punti, è tempo di pensare in casa azzurra al futuro prossimo e all'annata ventura, partendo dal primo tassello tecnico, ovvero l'allenatore su cui eventualmente basare altre scelte. E sull'argomento però fanno pretattica sia il presidente Grazzi che mister Ruotolo. Ruotolo è un allenatore che ho voluto fortemente io a San Giovanni, ha fatto secondo me giocare la squadra molto molto bene. Ha fatto, è arrivato quasi in finale di Coppa Italia, è arrivato quasi nei playoff, quindi sicuramente il voto a ruotolo è un set abbondante. Adesso ci troviamo contro il Centro Castello, poi vado al mare poi ci mettiamo a sedere. Qui non, non c'è nessun tipo di tentazione, nessun tipo di situazione particolare. Già, già ieri eravamo, eravamo a pranzo insieme al Presidente, abbiamo appunto già accennato alcune situazioni, alcune cose. Eh, quindi con molta serenità con molta, con molta tranquillità ci sentiamo a tavolino e vediamo la cosa più giusta da fare, no? con molta trasparenza con molta, con molta voglia di fare le cose, le cose bene e soprattutto di crescere ancora, sì, sicuramente questo si, si può pensare e si può fare La decisione sarà dunque presa probabilmente la prossima settimana ma la mancanza di conferme statisticamente adesso un po' come per Malotti esattamente in questo periodo nel 2015 farebbe pensare alla possibilità di un divorzio consensuale